Al fianco di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, c'è anche Aspes, che oltre ai servizi per il cittadino pone al centro le sue strutture, centro di tanti importanti eventi per quest'anno da capitale. È una società pubblica e quindi ci sembrava quantomeno naturale il fatto che entrassimo a far parte del, del gruppo di aziende che in qualche modo sostengono... Questo progetto che è un bene assoluto per la città dal punto di vista della promozione turistica, dal punto di vista proprio della proiezione della città in Italia e non solo in Italia. In secondo luogo Aspes tra i servizi che gestisce, gestisce anche la vitifrigorena e da qualche settimana anche l'auditorium Scavolini. Quindi il fatto di, di sostenere Pesaro capitale della cultura, e promuovere la città per noi vuol dire promuovere gli spazi e anche eh, attrarre eventi che ci sono sul territorio. A questo ci aggiungiamo il fatto che al, molti degli eventi pubblici che si sono tenuti si terranno in quest'anno e anche negli anni futuri si tengono all'interno dei nostri spazi, questo la porta naturale. L'aver fatto eh, l'apertura la, della capitale della cultura all'interno della Viti Frigorena con il Presidente della Repubblica. Non solo ci ha visti impegnati con lo spazio, ma ci ha visti proprio tra gli organizzatori tecnici di quella, di quella grandissima manifestazione che come ricordate è durata quattro giorni, è partita con Baglioni, Presidente della Repubblica e poi i tre, i tre eventi eh, fino alla notte nel, nel, nel giorno stesso. Ecco, noi siamo a questo, poi a, a seguire abbiamo tenuto gli eventi all'interno dell'auditorium dell Scavolini e tuttora stiamo lavorando. Appunto a supporto di Pesaro Capitale della Cultura ma anche a supporto di quelli che sono i servizi che noi gestiamo. Cercheremo e stiamo cercando che tutti gli eventi che possono essere anche arrivare a Pesaro indipendentemente da Pesaro Capitale della Cultura cerchiamo di inserirli all'interno del programma. Prendiamo il concerto ai Pinguini Tattici Nucleari, è arrivata tanta gente da, da fuori Pesaro, insomma, per due, per due giornate, oltre 20.000 persone e Pesaro Capitale della Cultura all'interno della Vitrifigorena. Aleggiava in ogni, in ogni angolo, in ogni sito, ogni, insomma, abbiamo, abbiamo, abbiamo promosso Pesaro, la città e Pesaro, capitale della cultura. Un anno che farà da lancio, secondo Pieri, per la città, la provincia, la regione. Già lo vediamo oggi, nel, nei mesi a venire sarà ancora più forte, secondo me, anche negli anni. Eh, molti degli eventi che si stanno tenendo e che sono programmati nella città. Penso agli eventi che abbiamo avuto qui dell'associazione dell eh, ragionieri commercialisti, avremo presto l'Assemblea nazionale dell'Ordine degli Architetti, avremo l'Assemblea nazionale dei ragionieri commercialisti, ma per citarne alcune sono tutti eventi che arrivano a Pesaro dietro alla, alla promozione capitale della cultura e questa cosa ci ha... Eh, fatto capire che, che insomma, i contatti che stiamo avendo, le, 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 le associazioni, le aziende che ci stanno contattando per poter svolgere le loro convention, i loro eventi aziendali nella nostra città eh, sono il frutto di questa grandissima promozione, di questa grandissima proiezione che Pesaro Capitale della Cultura porta. Per la città eh, in Italia e anche fuori, ma aggiungerei di più: non solo la città, il territorio, eh, territorio molto, molto vasto da questo punto di vista, sia della provincia che dell'intera Regione Marche.